we go, but I'm not dumb, no. I got the funk flow to make the draw drop slow. So recognize size in these Coconut jeans. I wear 13s, know what I mean? I walk around and hit you with the Hennessy. Miss around and go blind, don't get to see. The next batter, here to shatter your batter. It doesn't matter, skinny or fat boy, light skin or black baby, I drop these. Barica mommy, screaming, I poppy. I love it when they call me Big Papa. I only smoke blunts if they roll proper. Look, I gotcha, caught up with the drunk flow. It's got swearing in it, so I'll stop. Dieci cose che non sapevi su Margot Robbie. Cominciamo! Numero 1. Margot Robbie è nata in Australia nel 1990, debutta nel 2008 nel film Vigilante di Ash Aaron e appare in alcuni episodi di serie televisive e spot pubblicitari. Numero 2. Inizialmente, ragazzi, in questa scena del film The Wolf of Wall Street, Margot Robbie doveva farla con qualcosa addosso, ma fu lei stessa a proporre ai produttori di cambiarla. Sì, tutto per il personaggio, ma ha dichiarato di aver bevuto diversi shot di tequila alle 9 del mattino prima di riuscire a spogliarsi. Numero 3. È alta 1,68 m. Numero 4. Margot Robbie è una grande fan dei fumetti ed ha sempre voluto fare parte di qualche universo cinematografico. Numero 5. Infatti, nel 2015, quando non era ancora la compagna del Joker in Suicide Squad, voleva la parte di Susan Storm dei Fantastici 4. Ma per fortuna è andata a Kate Mara. Numero 6. Il suo film preferito è Una vita al massimo, True Romance, un film del 1993 diretto da Tony Scott. Numero 7. Margot Robbie è una grande amante dell'hockey su ghiaccio, è una tifosa sfegattata dei New York Rangers ed è arrivata addirittura a piangere di emozione per questa squadra. Numero 8. L'attrice non ha mai fatto il provino per Suicide Squad. La verità è che la parte gli è stata data direttamente. Yeah, così, buttatogliela a noi in faccia. Ieri sera ho conosciuto sta maiale in discoteca, l'ho portata in bagno in un secondo e gliel'ho buttata. Numero 9. La rivista Maxim, nel 2014, nella sua top delle donne più sexy al mondo, l'ha messa al 22esimo posto. Al primo posto c'era questa. Scarlett al secondo? 2014, ma che anno era? Numero 10. Non sembrerebbe, ma va pazza per la birra, gli hamburger, le patatine fritte e tutte quelle cose che piacciono. Una roba. È tutto per oggi. Non dimenticarti di lasciarmi un like. Se ti è piaciuto il video, condividilo. E con questa c***a ti lascio. A presto. Se vuoi che faccia questa top con gli attori che piacciono a te, smanettalo qui sotto nei commenti. Io sono Likes. A presto.